Un'altra notte di soccorsi in alto mare, altre centinaia di migranti salvati e condotti nei centri di accoglienza. Le tragedie dei giorni scorsi e le condizioni del tempo in via di peggioramento non scoraggiano dunque le partenze dalla Libia. In tutto, nelle ultime ore, sono stati soccorsi circa 400 extracomunitari. Il gruppo più numeroso, 250 eritrei, viaggiava su un barcone in difficoltà tra Malta e Lampedusa, nella stessa zona in cui venerdì scorso si è verificato il naufragio, di cui si contano finora 40 vittime. Le indagini coordinate dalla DDA di Palermo hanno documentato una serie di estorsioni esercitate a Montelepre da affiliati a Cosa Nostra nei confronti di commercianti e imprenditori. Le indagini sono infatti iniziate dopo la dichiarazione di due imprenditori vessati dalle richieste di pizzo mentre stavano realizzando alcune opere pubbliche. Tra queste c'è il parcheggio multipiano in via Giovanni Falcone a Montelepre. Nelle scorse settimane in un escavatore della ditta era stata trovata una testa di capretto. Questa mattina è scattato il nuovo blitz. Le riprese aeree effettuate dalle diverse capitanerie di porto e dal gruppo aeronavale della Guardia di Finanza negli ultimi mesi ci danno il senso, se ce ne fosse ancora bisogno, delle proporzioni di un'emergenza che va affrontata e gestita con nuove capacità, quella di intervenire nei limiti del possibile nei paesi da dove si parte verso l'Europa, quindi Africa subsahariana, Africa del Nord e Medio Oriente. Quella di garantire immediata assistenza nel canale di Sicilia e quella di coinvolgere l'Europa fattivamente dal momento che le coste siciliane non sono soltanto un confine di Stato per l'Italia, ma sono la porta d'accesso all'Europa, chiamata a rivedere alcuni passaggi della Convenzione di Dublino. Un tavolo di emergenza al Ministero dello Sviluppo Economico da istituire in tempi strettissimi già entro venerdì di questa settimana per tentare di sciogliere il difficile nodo della vertenza. E questa la decisione adottata ieri nel corso del vertice tra il sottosegretario Simona Vicari, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Rosario Leone, i sindacati e il prefetto. Una riunione molto attesa dai lavoratori che anche ieri, come avevano già fatto più volte nei giorni scorsi, si erano radunati in sit-in davanti alla prefettura di via Cavour. Di fatto dal vertice non è arrivata alcuna risposta, ma il coinvolgimento del Ministero è per i lavoratori se non altro uno spiraglio di speranza. La loro vertenza è però tutt'altro che in discesa. I collaboratori scolastici delle cooperative coinvolte non percepiscono lo stipendio da 7 mesi e la prima cosa da fare dovrebbe essere proprio lo sblocco degli arretrati. Nelle motivazioni depositate ieri si parla anche dei diversi soggetti che sono entrati nell'inchiesta e poi nel dibattimento, come Massimo Ciancimino. Il figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo Vito viene definito soggetto incline alle chiacchiere e alle vanterie e di attendibilità precaria. Una vera e propria stroncatura da parte dei giudici della quarta sezione del Tribunale di Palermo per il super test della trattativa Stato-mafia. Ciancimino era testa dell'accusa anche nel processo due militari e ha raccontato degli incontri tra il padre Vito con Nemori e Obinu, incontri finalizzati per la procura a instaurare una trattativa tra lo Stato e la mafia.